Siamo con Arianna Ciccone, fondatrice, prima ideatrice, Assoluta. poi seguita dal tuo compagno e poi da moltissime altre persone del Festival Internazionale del Giornalismo, che è un oggetto curioso e molto simpatico perché è nato come un'esperienza molto piccola ed è diventato, adesso fuori dagli scherzi, un festival gigantesco e molto importante anche per tutto il paese. Prima domanda banalissima, cosa succede al Festival 2015? Ah, mamma mia, non lo sappiamo neanche noi. Però sicuramente, ecco, quello che è successo in questi anni, speriamo con sempre più giornalisti anche da tutto il mondo. Questo è importante per noi, per il confronto, perché ci piace parlare con altre culture, no? Di avere più colori possibili. E sì, il festival è un oggetto curioso, in effetti, soprattutto in un paese come il nostro, immaginare un festival internazionale del giornalismo, no? Dove è un paese che non è proprio che brilla per il giornalismo, e è una cosa abbastanza interessante anche per come è il contesto del nostro paese, poi rispetto a certe dinamiche di merito. E quindi sì, abbiamo cominciato con una cosa piccola piccola. Io mi ricordo il primo anno erano 50 eventi, ma manco 20 ospiti. Siamo adesso alla nona edizione, ci avviciniamo alla nona, ma l'ottava erano tipo 400-500 ospiti con più di 200 eventi. E soprattutto tanti workshop, e questo ci tengo a dirlo, perché poi il punto nostro di riferimento sono proprio i ragazzi, la formazione, quello che si può dare alle generazioni che hanno voglia poi di farlo questo mestiere seriamente. Io credo che, l'ho sempre pensato dalla prima volta in cui sono venuto, che questo festival abbia una responsabilità nei confronti del giornalismo italiano. Intanto per il confronto con le esperienze, noi siamo abbastanza provinciali da questo punto di vista, il fatto di portare persone che fanno lo stesso mestiere da un'altra parte è molto importante, ma soprattutto perché il giornalismo nel momento in cui parla di se stesso, poi parla anche dei propri limiti e quindi è una specie di specchio e quindi il festival diventa una specie di momento È vero, è deontologico. una specie anche di social network Sì. vivente, cioè live, per cui ci si confronta. Non è facile, perché comunque il giornalismo italiano ha delle resistenze fortissime verso il cambiamento, lo stiamo vedendo, no? Anche come si sono relazionati rispetto al digitale, e ovviamente parlare dei propri limiti, delle proprie criticità è una roba pesante. Cioè, già il fatto che comunque hanno dovuto cedere parte del loro potere, perché il digitale poi questo ha fatto, e in più mi devo mettere a discutere pure di come lo faccio il mestiere, come lo dovrei fare. Con tra l'altro un pubblico che è paritario, cioè non è che c'è la cattedra, io vi dico che cosa succede, no, è confrontiamoci, perché obiettivamente non sappiamo più niente, anzi è proprio c'è grossa crisi, non sappiamo quando stiamo andando su questa terra. Quindi mai come oggi è importante confrontarsi con tutti, perché quella persona che secondo me non era, secondo me giornalista, no? Un tempo l'avrei vista come una persona che non ha niente più da dire, non ha niente da dirmi. Oggi invece proprio quella persona, nel confronto con quella persona, io posso imparare. È cambiata proprio. Anche mi viene in mente che anche gli orientamenti che voi avete dato in questi Sì. anni sono tutti abbastanza legati a un'idea di innovazione nel Sì. giornalismo. E quindi i workshop che hai appena citato, ma anche gli ospiti molto spesso che sono stati invitati. E nonostante questo, il valore grande è che questa spinta, supportata poi da tutti i volontari, da un Sì. ambiente abbastanza positivo e anche Anche entusiasta. sciolto, Sì, no? Di sì, sì. grande familiarità. Queste due cose però si confrontano anche con, per un qualche mistero che non saprei meglio descrivere, con le parti alte del Sì. giornalismo istituzionale italiano. È questo il punto Ma di io mi contatto. ricordo un tuo post, credo, di 2 anni fa. E tu, secondo me, l'hai descritto benissimo il Festival, cioè quel luogo dove incontri Bruno Vespa e anche Paul Steiger, o il direttore del New York Times, e poi era bellissimo, Così suona era male, molto però. ironico, perché poi tu dicevi c'è Bruno Vespa e non lo segui, e c'è e lo segui, a Vabbè. seconda poi no, dei gusti personali. Però è così, cioè mettere insieme, fare in modo di avere veramente tutte le voci. Io non dirò il nome, ma c'è un giornalista famoso, importante, di un canale, di un servizio pubblico, che non è mai stato al festival. Quest'anno ci siamo incontrati perché è venuto da pubblico lui. Ho detto: ah, ma devi venire l'anno prossimo, studiamo qualcosa, qualche panel insieme, così magari studiamo qualche cosa da fare. E lui mi ha detto: ma che dobbiamo fare? Noi ci dobbiamo solo mettere in ascolto, ci dobbiamo solo ritirare. Cioè, che anche questa concezione, no? Beh, alcuni ce l'hanno, del fatto che Ritirarsi non è proprio no, usuale. non solo l'idea, ma di
oggi come oggi di mettersi in ascolto, di non avere più qualcosa da dire, ma qualcosa da imparare, da ascoltare. Che poi secondo me invece tutti hanno qualcosa da dire, anche Bruno Vespa, mi ricordo un incontro tra l'altro bellissimo con Enrico Mentana, molto seguito. Stai facendo un paragone fra Vespa e Mentana? No, così. Erano insieme proprio, erano proprio insieme. Tra l'altro Mentana secondo me è uno dei pochi giornalisti italiani a quei livelli che sta effettivamente capendo cosa sta succedendo. Attenta che Mentana viene nel qua cambiamento. Oggi. Mentana l'ho citato anche in un mio post famosissimo dal titolo Contro i giornali, bello perché poi uno organizza il Festa Internazionale del Giornalismo e dice ma come fai, scrivi contro i giornali? Sì. Perché è contro un certo modo di non fare giornalismo nell'era dell'open web, che bisogna per forza farci conti, perché quel mondo lì è il mondo di oggi e sarà il mondo di domani. Quel mondo di una volta non ci sarà più. La questione dei finanziamenti, i problemi che avete avuto l'anno scorso, sono superate? Sono superati, anche perché diciamo, si sono messi in moto diversi sponsor, tra cui anche i team, che è diventato main sponsor, che ci ha aiutato, ci ha sostenuto e ha investito di più. E poi quest'anno rientra come nostro sostenitore la Regione Umbria, cioè, ci tengono. Importante. Sì, è importante perché secondo me il contributo pubblico sulla cultura, noi lo dobbiamo ricordare, questi eventi sono tutti gratuiti e in più tutto quello che noi produciamo, i video, i workshop, sono tutti video registrati gratuiti su YouTube o quello che si produce su Facebook, è tutto gratuito, quindi è tutta cultura che viene messa nel sistema gratuitamente. E secondo me il mix giusto è proprio pubblico-privato, non sbilanciarsi da un lato o dall'altro. E quindi secondo me è importante anche questo, il sostegno alla cultura è fondamentale anche da parte del pubblico. Loro ci hanno chiamato, ci hanno chiesto di stare dentro al festival e noi assolutamente abbiamo detto sì, non solo perché i soldi, soldi servono, ma anche perché secondo me proprio come segnale, come messaggio, è anche bello, è importante dire ci può essere lo scontro perché noi ci siamo scontrati con il pubblico, con l'istituzione, abbastanza. Sì, con chi le rappresentava in quel momento. Però è giusto quando poi si riesce a ragionare al di là di situazioni anche imbarazzanti che abbiamo vissuto, cioè di soldi pubblici che venivano dati a manifestazioni sicuramente di meno spessore rispetto al festival, ma perché rientravano in un certo circuito di, certo, di relazioni, di conoscenze e di potere. E poi a noi ci veniva detto che i soldi non c'erano. Allora, cioè, o si dice che non vuoi sostenere il festival, non puoi dire che i soldi non ci sono. No, ma non volevo scatenarti. No, però per dire, questa cosa è stata pesantissima come denuncia che noi abbiamo fatto. E riuscire poi a recuperare un rapporto, che secondo me è importante, tra il pubblico, il privato e il festival che è al centro di questa cosa, secondo me è un segnale positivo. Al di là dei soldi, questo dipendeva molto dal fatto che il festival si è guadagnato negli anni una reputazione, sì, che è difficile da ignorare. Grazie mille ad Arianna Ciccone. Prego, quindi io non faccio shabadabada. La puoi fare, non... L'ho fatto.